Oh, benvenuti in un nuovo video di Simon Gaze. Oggi faccio un video dal mio quartiere, dove sono cresciuto, dove sono nato. In realtà i primi 4 anni no, però vabbè, lasciamo stare, un altro discorso non è neanche così interessante. Oggi vi voglio parlare di una cosa che mi ha condizionato gli ultimi 2 anni della mia vita. Oggi vi parlerò del motivo per cui sono andato a Tenerife, del motivo per cui sono andato a Milano, del motivo per cui ho lasciato il dottorato. Il motivo è solo uno, per il giorno, per questo giorno, per oggi, per il giorno in cui avrei fatto 30 anni. E sto vivendo con voi gli ultimi momenti, perché ora sono intorno alle 3:30 e alle 4 io ufficialmente sono arrivato a 30 anni, perché sono nato alle 4 del pomeriggio. Quindi, che dire? Ho detto tantissime cose su questo momento in un altro video che trovate sempre su questo canale, che è il video in cui ho parlato di lasciare il dottorato, che si chiamava Sulle orme di Gesù. E effettivamente il ragionamento era giusto. Diceva, il ragionamento era un po' più o meno questo: Gesù ha fatto la sua carriera, ha aperto la sua carriera a 30 anni e l'ha fatta fino a 33. Ora, sperando che io mi duri un po' di più, però sicuramente per iniziare a 30 anni è difficile che a 30 anni già aveva bene in mente, cioè arrivato a 30 anni, fai il compleanno, ok, ora inizio. Probabilmente aveva fatto dei tentativi prima, probabilmente aveva fatto un po' delle prove prima. E come dissi in quel video, tipo per esempio, se doveva fare Lazzaro, la dico nel video, se doveva far rinascere Lazzaro, sicuramente almeno a riparare la letta a un uccellino l'avrà fatto prima, una gambetta a un gattino l'avrà fatta prima. E in questo contesto di tentativi, il Simone Piccolo del 28 dicembre del 2019, in quel video, si sentiva che non stava facendo tentativi, non stava provando nulla. Sapeva vagamente, che dico anche nel video, che avevo delle competenze in ambito comunicativo, ma che non sapevo come applicare, non sapevo come utilizzare. Mi sentivo come, appunto, come Gohan prima dell'allenamento con Junior, come Gohan prima dell'allenamento con il grande saggio che gli ha trovato i suoi poteri sopiti. Sì, mi devo tagliare i capelli, sono fuori anche per andare a tagliare i capelli. E quindi, allo stesso modo, io mi sentivo così in quel video. E ora che invece almeno ho trovato una direzione, che sia il copywriting, che sia comunque business online, comunque dove vedo una gratificazione anche di quelle che sono le mie skill, che sia anche magari questo mese, che poi è anche un altro, sempre tornando al dottorato, io lasciai il dottorato, come mi disse il segretario che fece tutte le pratiche, perché a te non piace la prospettiva che si prospetta a fine dottorato. È un discorso di prospettiva che fu un ragionamento giustissimo, perché a me il problema mio non era il dottorato in sé, era che io vi dicevo, ok, ma io ho finito il dottorato, che faccio? Ricerca e sviluppo in qualche azienda? Non voglio fare ricerca e sviluppo in qualche azienda. E quello era stato lungimirante, ma in realtà era così. Quella era la motivazione. E come ho detto nel video della carriera, io ho lasciato il dottorato anche perché non sono andato in Spagna. E da qui, questo cazzo di mese a Tenerife, che dovevo fare per forza prima dei 30 anni, perché io prima dei 30 anni dovevo levarmi tutti questi sassolini dalle scarpe per poter iniziare a 30 anni con la mia vera carriera. E vi dico già che comunque oggi sono anche usciti fuori un po' di affari, è uscito un prodotto nuovo, insomma, comunque sta ingranando questa nuova carriera, ma troppi dettagli non li voglio neanche dire. E quindi, perfetto, sembra fatto proprio ad uopo, confezionato un regalino per i miei 30 anni per dirmi vai, come Gesù, quindi sulle orme di Gesù sempre di più, continua per questa gara, per questa carriera, e sono molto contento di questo. E ve lo dico da il quartiere, vi faccio vedere la via dove sono cresciuto. Ci salutiamo lì. E a proposito di regali, devo ringraziare, come sempre, tutti Dan, che mi ha fatto trovare anche un po' di voglia di fare video. Sinceramente, io prima facevo video veramente una volta al mese, una volta ogni 2 mesi, perché tanto erano video così per giocare. Quando poi vedi che c'è qualcuno che effettivamente ci tiene o trova qualcosa nei tuoi video, quindi anche Toti Dan mi ha dato questa gioia di fare questa cosa prima dei 30 anni. Ringrazio Davide, che è un altro abbonato e amico. Ringrazio Lorenzo Paduan, che è un altro abbonato che c'è stato. In realtà nello scorso video già era un nuovo abbonato, ma il video già l'avevo registrato.
e ringrazio il nuovo abbonato di ieri, che in realtà per il compleanno di oggi, che è Sanniti Channel, tra l'altro altra citazione comunque della città di Benevento, e per gli amici Moric, che addirittura ha il TR massimo, quindi quello da 7 euro. Ora non so come lo ringrazierò, perché devo inventarmi qualcosa, però è particolare. Vedete questa via? L'avrò percorsa tipo mille volte. E ora la ripercorro con un'idea precisa del futuro. Vedo il mio passato con affetto, non come una prigione. Vedo questa città, vedo questi murales dal dubbio gusto, almeno a mio gusto, e non li vedo come una... Guarda in che schifo di città sto. Guarda che carina. Guarda che dolce. Guarda che dolce. Dolce murale. L'arco di Traiano ve lo mostrerò. Rocca dei Rettori ve la mostrerò. Lì. All'ultimo piano, lì. Lì è dove ho vissuto all'inizio. Un po' rovinate, questi murali. Con l'unica passione di Benevento. Cioè... il calcio. E quello forse è l'unica, diciamo, tristezza di questo periodo, cioè che il Benevento è tornato in Serie B, però diciamo che sinceramente pure sti cazzi. Però vi faccio vedere un po' questo murales. Con questo vi saluto. Ciro Vicorito, che ha dato il nome allo stadio, morto. Oreste Vicorito, imprenditore dell'Eolico, IBPC, uno degli uomini più ricchi d'Italia. Tizio che ci ha portato in Serie B, che non ricordo il nome. Tizio che ci ha portato in Serie A la prima volta. E Filippo Inzaghi, attuale allenatore del Benevento, che ci ha portato in Serie A la seconda volta. E ora, a 30 anni, posso dire di essere arrivato in Serie A. E spero di non fare come il Benevento, e qua sembra ancora più metaforico tutto questo, e scendere in Serie B subito dopo. Ringrazio ancora gli abbonati, vi invito ad abbonarvi se volete e a farmi gli auguri per il mio compleanno, che oggi faccio questa fatidica cifra, 30 anni. Ciao!